Ciao amici di Radio UCI, sono Mattia e nel video di oggi torniamo a parlarti dei bonus 2400 euro, perché da ieri è disponibile la presentazione della domanda, quindi vediamo come fare per ottenere questo bonus. Ma prima di cominciare, se hai domande scrivile pure nei commenti, se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano metti un like e soprattutto se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani, oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Così sarà YouTube a farti sapere quando pubblichiamo un nuovo video. Poi, piccola novità, se ti va, iscriviti anche al nostro secondo canale, Redazione Radio UCI, perché ci sono delle sorprese in arrivo. E ora possiamo dare il via al nostro appuntamento di oggi, parlando dei bonus 2400 euro, per fare un po' di chiarezza su come ottenere questo sostegno, ora che tutti gli elementi necessari sono disponibili, anche se in tutta onestà ci sono ancora alcune zone d'ombra sui requisiti che abbiamo chiesto a INPS di chiarire. Ci teniamo a precisarlo, al momento non ci sono ancora indicazioni ufficiali su quando saranno elaborate le domande e poi liquidati i pagamenti, né su quando verranno integrate le ricariche per i percettori del bonus che fanno parte di nuclei familiari titolari di RDC. Poi le domande si possono presentare attraverso i consueti modi, e cioè online dal sito, che tra l'altro è stato completamente aggiornato, come puoi vedere dalla schermata, oppure presso un patronato. Però vale la pena ricordare una cosa. Ora che la procedura delle domande è stata aperta, non devono ovviamente presentarla ai lavoratori che hanno già ricevuto il pagamento in automatico. Ti ricordo anche che i bonus 2400 euro non sono compatibili tra loro, e cioè se dovessimo avere i requisiti per due o più categorie di lavoratori, potremmo ottenere comunque solo un bonus. Partiamo dal presupposto che il bonus 2400 euro, in continuazione con gli altri bonus onnicomprensivi 600.000 euro, è rivolto a una specifica platea di beneficiari che oramai conosciamo a memoria, e cioè i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, oltre che i lavoratori intermittenti negli stessi settori. I lavoratori stagionali non del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione nei settori non del turismo. I lavoratori dipendenti non stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. I lavoratori intermittenti, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori dello spettacolo. Per ognuna di queste categorie ci sono degli specifici requisiti da rispettare e delle incompatibilità che abbiamo visto nel video di ieri, che ti lascio in descrizione se vuoi approfondire. Insomma, per ottenere il bonus, i lavoratori stagionali del turismo e i lavoratori somministrati del turismo devono aver interrotto involontariamente, cioè non per dimissioni ma ad esempio per scadenza del contratto, il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 con un datore di lavoro del settore del turismo o impiegati in una impresa utilizzatrice del settore del turismo. In quell'arco di tempo sarà necessario aver lavorato almeno per 30 giornate e in più, sempre alla data del 23 marzo 2021, non essere titolari di pensione NASPI o rapporto di lavoro dipendente al 24 marzo. Nella circolare 65 del 2021 c'è l'elenco dei codici Ateco che indicano i settori del turismo e degli stabilimenti termali. E questi stessi codici saranno importanti per definire le attività non del turismo e degli stabilimenti termali, anche per i lavoratori stagionali dei settori diversi e per i lavoratori in somministrazione nei settori diversi, per cui sarà necessario aver cessato il rapporto di lavoro in maniera involontaria nel periodo che va dal 1 gennaio al 23 marzo 2021. Con detta qualifica e con almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo. Inoltre, questi lavoratori non devono essere titolari di pensione, altro rapporto di lavoro, alla data in cui presentano la domanda, a meno che non si tratti di un lavoro di tipo intermittente, senza indennità di disponibilità. La circolare INPS ci tiene a specificare che, proprio come per gli altri bonus onnicomprensivi, i lavoratori agricoli, anche se stagionali, non rientrano
entrano in questa categoria. Poi passiamo agli intermittenti, che per avere accesso al bonus dovranno aver svolto questo tipo di lavoro per almeno 30 giornate tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che alla data di presentazione della domanda non siano titolari di un altro rapporto di lavoro subordinato, con l'unica eccezione del rapporto di lavoro di tipo intermittente. E ora alla volta dei lavoratori autonomi occasionali, cioè che non hanno la partita IVA. Per accedere al bonus, questi lavoratori dovranno essere sempre tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 titolari di rapporti di lavoro di questa tipologia, ma non averne uno attivo alla data del 24 marzo. Poi devono essere già iscritti alla gestione separata e devono avere almeno un contributo mensile. Anche in questo caso non si deve essere alla data della domanda titolari di rapporto di lavoro, tranne il solito intermittente o di pensione. Passiamo adesso agli incaricati alle vendite a domicilio, per cui il requisito è di avere ottenuto nel 2019 da questa attività un reddito maggiore di 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla gestione separata. Anche per loro, alla presentazione della domanda, nessuna pensione, nessun contratto di lavoro, eccetto intermittente. E poi il turno dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, quindi i lavoratori non stagionali, che devono avere contemporaneamente questi tre requisiti: essere stati titolari tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nei settori indicati dalle tabelle con i codici Ateco di cui ti ho detto, per una durata complessiva di almeno 30 giornate. Poi è necessario avere avuto nel 2018 la titolarità di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, sempre nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per almeno 30 giornate. Infine, non essere titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente, rispettivamente alla data del 23 e del 24 marzo 2021. Ed ultimi, ma non per importanza, i lavoratori dello spettacolo, per cui sono previste come sempre due platee, ma anche alcune novità. Platea 1. Per avere accesso al bonus 2.400 euro, questi lavoratori dovranno avere almeno 30 contributi giornalieri versati al rispettivo fondo pensioni tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, da cui derivi un reddito al massimo di 75.000 euro, e che non siano titolari sempre al 23 marzo di pensione o alla data del 24 marzo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la solita eccezione di quello intermittente di cui ti ho già parlato. La seconda platea invece è quella rappresentata dai lavoratori dello spettacolo, che possono far valere almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito al massimo di 35.000 euro. Anche in questo caso, alla data del 23 marzo, non si deve essere titolari di pensione e alla data del 24 marzo 2021 titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, con la solita eccezione di quello intermittente. Detto questo, noi ti ringraziamo per aver guardato fin qui. Se hai domande, scrivile pure nei commenti e noi ci sentiamo domani con un nuovo video. Ciao! Radio UCI.